A Francavilla si parlava di errori individuali che avevano condannato un bel Pescara. Soliti errori individuali, però forse non un bel Pescara, anzi senza forse questa sera. No, assolutamente, non c'è nulla da salvare. Il sottoscritto è il primo responsabile di questa bruttissima prestazione. È negativa sotto tanti punti di vista e quindi è giusto assumersene in toto le responsabilità perché evidentemente non sono stato in grado di aver dato un'anima, l'anima a questa squadra che spesso l'ha avuta ed è stata un'arma vincente. Quindi non aver toccato le corde giuste, non essere stato in grado magari sotto il profilo tecnico, ma soprattutto mentale, di raddrizzare la barca in questo momento è una pecca che evidentemente è del sottoscritto. Ecco, però lei è stato molto onesto, si è assunto le responsabilità, però la domanda che ci facevamo è, fino a 10 giorni fa la squadra aveva un'anima, forse c'era stata qualche già avvisaglia con Gelbison e Messina in casa e Torre del Greco, però non si può perdere una strada costruita con tanti mesi. No, come dicevo ieri, a volte non si hanno delle risposte chiare o magari ci sono, bisogna pensarci e capire quale sia la verità, perché magari le risposte ci sono, ma non se, la verità non è per forza in queste risposte, però è chiaro che noi dobbiamo trovare subito gli antidoti, la strada corretta il prima possibile, perché anche oggi il pubblico ci ha manifestato grande attaccamento ed è stata una manifestazione di alto livello da parte del pubblico, ma i crediti non sono infiniti, quindi ce li dobbiamo guadagnare, ce li dobbiamo conquistare perché, ripeto, come è piacevole ricevere i complimenti, è anche giusto in una partita del genere accettare e ricevere le critiche. Io faccio solo una domanda perché ha fatto un'analisi approfondita Colombo sulla condizione di Palmiero e la squalifica di Kraia. Dovrà inventare qualcosa? Potrà cambiare qualcosa? Come sta Palmiero? Palmiero credo che abbia subito, non so, probabilmente una specie di distorsione, ma adesso fare delle analisi così a freddo, a caldo, scusate, non ho onestamente la sensazione e la capacità di dire esattamente cosa ha provato il ragazzo. Chiaro che dall'impatto che ha avuto. Sembra qualcosa di serio, ma è tutto da vedere dagli esami strumentali. Invece Kraia mancherà sicuramente per squalifica. Una domanda una per Colombo. Fabio, no, io mister, la stima che ho per lei, l'ho sempre manifestata in questo studio, quindi le dico di continuare sulla strada che comunque ha intrapreso e venendo qua in trasmissione. Ho sentito, avendo giocato a Pescara 2 anni, so che è una piazza difficile, ho sentito dei commenti anche un po' azzardati che mi hanno fatto sorridere, quindi quello che le voglio dire è di continuare sul suo percorso perché secondo me sta facendo un lavoro importante con una squadra che ha dei valori, ma non dei valori per poter vincere il campionato, quindi il mio soltanto è un auspicio per continuare in quello che ha fatto dall'inizio fino adesso. No, ringrazio per la stima, ma è chiaro che l'obiettivo è riprendere il prima possibile, proprio perché se siamo riusciti ad arrivare con il Catanzaro, ad avere un pubblico, una cornice di pubblico così importante, oltre l'avversario di valore per quello che stava facendo, è perché i ragazzi in campo hanno attratto il pubblico, l'hanno riportato ad avere affetto verso questa squadra. E quindi quando poi noi facciamo delle prestazioni sconcertanti come stasera, non può essere altro che il sottoscritto, quello che si deve assumere le responsabilità e quindi poi deve essere il sottoscritto a trovare la strada giusta per uscire. Quindi è semplicemente quello. Mi fa piacere la stima.